Buonasera, e abbiamo qua Riccardo Gaucci, che ha organizzato questa fantastica iniziativa per ricordare il papà. Sei emozionato oggi? Che tipo di sentimenti stai provando? Ma devo dire la verità, ero tranquillissimo, ma nel momento in cui ho visto arrivare i giocatori nostri della nostra gestione, è cominciata a salire l'emozione, è cominciata a salire tanti bei ricordi legati a quel periodo, quindi sono molto molto contento, speriamo che sia, anzi sono sicuro che sarà una bella giornata di sport. Anche secondo me, Giacomo, gli vuoi chiedere qualcosa, sì, Riccardo? Sì, voglio dire a Riccardo. Riccardo, allora intanto rivederti dopo tanti anni è stupendo, proprio emozionante. Allora si diceva che fra i due fratelli Alessandro era quello un pochino più matto, ma qui il matto sei tu, ti sei inventato l'assist in seconda, sei ripartito col calcio dove nessuno ci credeva, ti sei inventato questo memorial. Matto in senso buono, Riccardo. No, vabbè. Perché questo? Perché, Riccardo? L'Assisi era già diversi anni che, quando ero anche a Malta con Floriana, volevamo mettere una base in Italia, avevamo individuato Assisi come il punto che poteva fare al caso nostro. Poi c'è stato il Covid, noi siamo andati in Europa League, eccetera, eccetera, ci è passato un po', tutto di mente, poi è capitata l'occasione sette mesi fa con un gruppo di amici e siamo partiti. Però in anteprima a noi di Studio 90, di Umbria TV, ci devi dire una cosa: dove vuoi arrivare con questa società? Dici la verità però, eh? No, adesso non lo so, siamo appena nati, quindi siamo una società neonata. Ma anche tanti anni fa eri appena nato. Lo so, però... Però sei arrivato e hai sbancato tutto insieme ad Alessandro Vediamo, dai, c'è tanto entusiasmo intorno a noi. Vediamo, dai, dobbiamo lavorare con umiltà, con voglia, e abbiamo sia l'umiltà che la voglia, quindi vediamo dove. Certo, grandi sognare non costa niente. Stelle. Riccardo, vediamo quello che succede. Hai detto recentemente che a Perugia non è certamente passato quello che avete fatto, ma la gente vi ricorda sempre. Se tu dovessi chiudere gli orecchi, che cos'è che ti fa pensare che Perugia è sempre pro Gaucci? Ma non è chiudere le orecchie, io ti devo dire la verità, ovunque vado ancora le persone ricordano le cose belle, no? Tutto quello che è stato fatto di buono, perché poi col passare del tempo la gente cerca di le cose negative, poi ha capito come sono andate realmente, sì, le cose, certo, per quanto riguarda l'aspetto negativo, e quindi si ricorda l'aspetto positivo. Di cose positive ce ne sono state tante, di vittorie ce ne sono state tantissime. Ci sono state contestazioni, ma come è il normale svolgimento di una società di calcio, però questo, una cosa va detta, è chiaro che papà, noi abbiamo fatto credo qualcosina di importante che è rimasta e che rimarrà sempre nella storia del Perugia. Ma tu escluderesti un Gaucci a Perugia da qui a qualche anno? No, assolutamente no, io sono qui ad Assisi, adesso abbiamo iniziato e quindi rimaniamo qua. È un po' Pinocchio. Scusa Riccardo, ma mi viene spontaneo, ma tu sinceramente ti aspettavi tutta questa riconoscenza? Perché oltre al rispetto e la stima che hanno avuto per te, oggi essere qui è anche una forma di riconoscenza nei tuoi confronti. No, più che nei miei confronti, la vostra famiglia, che mi fa piacere, è nei confronti di papà. Perché se ci sono oggi, certo, questi grandi campioni, sono venuti nel ricordare, nel ricordo di papà, e quindi credo che è una cosa che può far solo che piacere. Alberto, buonasera, buonasera, ben trovato, buonasera, siamo qui a questo fantastico memorial per Luciano Gaucci. Raccontaci in che anni hai contribuito alla squadra del Perugia. Ma guarda, si è iniziato tutto nel lontano 1997 da calciatore. Sono stato un anno, abbiamo fatto un anno con, quindi ho fatto un anno con Luciano, con il presidente Luciano Gaucci da calciatore, e poi siamo passati alla dirigenza per ben 7 anni di consecutivi, 6 di Serie A, quindi successi su successi, grandi allenatori, per finire poi finito con Serse Cosmi, che credo debba venire. Sì, dovrebbe arrivare. Un momento e l'altro, quindi è stata un'esperienza, ci sarebbe un libro, forse non basterebbe per raccontare quello che è successo con Gaucci, con tutto quello che c'è stato intorno, dai giocatori scoperti, dalle emozioni provate, dall'Europa anche conquistata. Insomma, una serie di successi incredibile.
Attendiamo il libro noi. Ma... è un sogno o una probabilità? No, no, è una si potrebbe programmare, ma qui ci abbiamo talmente tanti testimoni che qui un libro ce ne... non basta uno forse, però insomma, un libro bello alto viene fuori. Senti Alberto, hai fatto fatica a riconoscere tutti? Ma sai, inizialmente sì, poi alla fine ci si riconosce, insomma, fortunatamente non ci siamo poi trasferiti. Perché ognuno di noi ha un particolare, no? Certo, il particolare si conosce, poi quando si è vissuto tanto tempo insieme significa insomma che però... c'è. Diciamo ai telespettatori l'emozione che hai provato rivedendoli tutti. Ma adesso rivederli tutti, ancora devo vederli perché ho visto soltanto all'inizio, quindi io credo che sarà un momento particolarmente emozionante, sarà un momento per rivedere, cioè io ho finito quando sono stato qui la mia diciamo carriera sia agonistica e poi quella da dirigenziale, qui l'ho chiusa nel 2004, sono passati una ventina d'anni, insomma, non di più. Alberto, da team manager a giocatore, team manager, commentatore sportivo, ti vedremo in panchina presto. Manca solo quello, però non credo, no, a questo punto ci fermiamo qui, meglio commentarli dal di fuori che tutto quel calcio rispetto ai nostri anni forse è un pochino peggiorato da commentarlo. Esatto, quindi. Esatto. Parlo a livello tecnico, anche sotto altri punti di vista, ma lasciamo perdere. Siamo qui con padre Mauro Angelini, il cappellano del Perugia Calcio. Padre Mauro, sei contento di essere qui oggi con noi? Assolutamente sì, diciamo che Luciano è rimasto nel cuore di tutti i tifosi. E poi diciamo adesso anche con Riccardo, è stato bellissimo il saluto che la città di Perugia mi ha fatto all'uomo quando io ho presieduto la messa per Luciano. È stato un momento bellissimo perché c'era tantissima gente, anche tanti calciatori del Perugia che fu. E bello perché Luciano rappresenta quegli uomini che sbagliano ma amano e sono generosi. E io penso che il Signore sia sempre un occhio di riguardo per queste persone. Che bel ritratto che hai fatto. Giacomo, io vuoi chiedere qualcosa? Sì, io siccome il prossimo anno ripartiamo la trasmissione, Laura sarà dei nostri, non è che mi daresti una bella benedizione? Assolutamente. No, perché sono già io la benedizione. No, perché di rivali ce ne sono tanti. Va bene. Poi va bene. Avendo preso anche lei, mi sa che saremo sul mirino di tutti. La do di cuore e sempre forza Perugia. Grazie anche a te, padre Mauro. Con Marco Negri, è un grandissimo personaggio del calcio di Perugia, grande bomber, pluripremiato. Sei emozionato oggi di rivedere tutti? Ma sì, emozionato, onorato di essere qua per questo memorial del presidente Gaucci, che ha dato tanto a tanti giocatori qua presenti, rendendo delle carriere insomma buone, in ottime, lanciando tantissimi giocatori nel calcio veramente anche di Serie A di altissimi livelli, e quindi sono contento. E poi rivedersi insomma fa sempre piacere, dai. Giacomo, aveva per te una domanda. Sì, una domanda curiosa. Vado, che neanche Marco lo sa. Allora, quando lui giocava, cari telespettatori, io ero responsabile al settore giovanile e allora mi spacciavo che ero il cugino, perché siccome lui rimediava una marea di donne, io non sapevo come fare. Poteva far gemello, potevi dire gemello. No, adesso a parte che ero. Ma Marco Negri ha infranto tanti cuori a Perugia, perché eri e lo sei tuttora, un bell'uomo. Allora, ti dava più fastidio che magari ti accostavano a questa cosa o il fatto che eri in grande bomba? No, ma nessun fastidio. C'era questa cosa, sì, che ma nessun fastidio, sai, no, a parte gli no, scherzi. No, perché tu eri un po' schivo sotto questa aspetto. No, ma a parte tutto, insomma, ho cercato sempre di fare il professionista al 100%, dare tutto insomma per la maglia del Grifo. Poi tante cose sono andate bene, alcune un po' meno quando siamo retrocessi, però è bello vedere insomma l'affetto della gente anche dopo tanti anni che si torna a Perugia, vuol dire che qualcosa di buono si è lasciato, un buon ricordo. Tu hai fatto anche un libro, com'è andata? Guarda, benissimo, è nato per scherzo e per una curiosità di un giornalista scozzese. Io ho giocato in Scozia nei Rangers, certo. E dopo, essendo venuta fuori una problematica, mi aveva talmente incuriosito il fatto di fare questo tuffo nel passato che sono andato avanti da solo, e nel 2015 mi sembra sono riuscito a fare questo libro qua, e ne sono molto molto orgoglioso, insomma l'ho fatto soprattutto per mio figlio, che io ce l'ho una copia, perché tu quando hai fatto l'inaugurazione
io c'ero all'inaugurazione, alla presentazione del libro, e ne ho acquistato una copia, sì, e sì, l'ho letto. Sì. No, è molto interessante. Se ancora c'è in libreria, assolutamente, lo consiglio. Ma un libro, sai, non lo scrivi per diventare ricco, chissà cosa, lo scrivi per lasciare insomma delle impressi, dei ricordi che magari poi svaniscono e che magari anche per un giovane possono far vedere che il fatto di diventare un calciatore professionista. Poi non è vero quello che il detto che un calciatore è un po' indietro con gli studi, non è vero poi questo. Ma sai, hai fatto anche per questo, no? Ma sì, insomma, sai, la categoria dei calciatori comprende tantissimo, però al di là di quello, anche per lasciare un qualcosa ai ragazzi che magari iniziano a giocare a calcio, far vedere che il calcio, sai, è tutto lustrini quando arrivi, ma prima di arrivare bisogna darci dentro, fare sacrifici, e non è detto che poi vada terra tutto... e sangue, no? Eh sì, insomma, in tutte le cose un po' di sofferenza ti dà anche un po' di più di gusto quando riesci a raggiungere il tuo obiettivo. Marco, chiudiamo con una domanda: c'è un gol che tu hai particolarmente in mente dei tanti che hai fatto sotto la curva nord con quella muraglia umana che cadeva ogni volta che tu segnavi? Beh, guarda, mi fai venire la pelle d'oca se dici queste cose qua. Guarda, te ne prendo due sicuramente. Uno sotto la curva nord, che è il primo gol mio in Serie A contro la Sampdoria, e all'esordio insomma da neopromossi, 1-0, e una vittoria, primi in classifica dopo la prima giornata, quindi un sogno veramente. E poi il secondo invece sotto l'altra curva, il 3-2 col Verona, qualche mese prima, che aveva fissato il fatto di essere in Serie A per il Perugia dopo tantissimi anni, quindi questi due prendo. L'assessore Luca Merli, anche mio caro amico. Assessore, sei emozionato per questa bella iniziativa di stasera? Ma sicuramente tanto emozionato per due ragioni. La prima, perché ricordiamo un presidente meraviglioso che ha regalato alla nostra città uno spettacolo immenso e un calcio meraviglioso. La seconda, perché in mezzo a questa organizzazione c'è mio figlio, che è un giovane dirigente dell'Assisi Calcio, che si sta dedicando con passione a questa squadra e è parte dell'organizzazione di questo evento, quindi doppia emozione. Giacomo, vuoi chiedergli qualcosa? Sì, allora sono un po' rauco. Sei emozionato? No, emozionato no, ma sono in difficoltà, perché oltre che loro due sono due grandi amici miei, però in questo momento si parla di calcio, però la domanda mi sorge spontanea: Luca, è più facile oppure è più difficile essere rieletto o ricordarsi il passato di quando c'era Gaucci? È molto più difficile essere rieletto, perché il passato di Luciano Gaucci non si dimentica, e quello che ha regalato alla nostra però città non si dimentica e non ritorna. La possibilità di tornare invece è diversa, quindi no, è bellissima, bellissimi ricordi, grazie. Grazie Luca. Scusa, ultima cosa. Aspetta. Possiamo dire che a livello sportivo quello che ha fatto Gaucci è un patrimonio della città di Perugia? Assolutamente sì, è un patrimonio immenso che lo dobbiamo tutti custodire con veramente con cura e nel cuore, perché ha regalato un calcio incredibile. Abbiamo avuto l'opportunità, nonostante la nostra gloriosa storia calcistica, di vedere campioni di caratura nazionale e internazionale, emozioni immense, quindi è un grandissimo patrimonio della nostra città. Io ho seguito i successi di questa stagione, i successi veramente appaganti, le faccio complimenti perché ho avuto anche il piacere di poterla seguire durante un allenamento e ho guardato la sua attività, è davvero ammirevole. Lei si sente soddisfatto di quest'anno? Beh, direi proprio di sì, non si può essere non soddisfatti, nell'essere soddisfatti non si è appagati, vale a dire che è chiaro che questa è una stagione straordinaria, extraordinaria, e già la vittoria non è ordinaria, quando se ne fanno 4 è proprio extra. Questo significa che l'approccio al prossimo anno deve essere un approccio sia aggressivo, non presuntuoso, con delle aspettative coerenti con quello che è il trend dello sport, dove una volta vinci tu, una volta vince l'avversario, e nell'ottica insomma di centrare
qualcosa di buono anche il prossimo anno, affronteremo anche in Champions League. Questo è un evento che ho già sentito essere molto sentito nella mia società e in città. Bisogna prepararsi tramite il campionato italiano, cercheremo di farlo. Complimenti, io ho visto anche un grande rapporto con i suoi player, l'ascoltano, sono attenti, lei si sente riflesso da loro? Ma se è così io la ringrazio, io insomma ci provo, perché è chiaro che loro sono i veri protagonisti alla domenica, e io sono al loro servizio, essendo al loro servizio devo cercare di fornire loro gli strumenti non solo tecnici ma anche relazionali e agonistici per stare al meglio in campo, e spero insomma che qualcosa di quello che dico, di quello che cerco di trasmettere arrivi, non dico a tutti perché è difficile, come un contadino quando semina, non tutti i semi germogliano, però insomma alla fine penso di aver instaurato un rapporto conveniente ed efficace per quel che riguarda mi sembra un bel giardino, le voleva fare una domanda. Coach, due domande in una, una è una curiosità più che altro. Allora, l'anno prossimo bisognerà fare a meno di un campione come Leon, ma arriveranno Ishigawa e Loser che sono due grandissimi giocatori. Questa dimostrazione che non è solo la Sir che è un grande allenatore, ma è un grande allenatore in una grandissima società. È vera la favoletta, non so se è proprio favoletta, che lei abbia chiesto al presidente le chiavi del palazzetto perché dice io lavoro fino a tardi? Allora, per quel che riguarda il primo argomento è vero, io credo che la partenza di Leon, al di là insomma delle differenze tecniche, noi quest'anno tra l'altro abbiamo avuto molto poco, però Leon è stato qua 5 anni sempre in campo, debba segnare una nuova era per la Sir, anche un nuovo modo di proporsi, no, alla pallavolo. Chiaro che quando tu prendi quello che è considerato il giocatore più forte del mondo, sei per forza di cose la squadra più forte, no? Noi adesso non lo avremo, i ragazzi hanno tenuto duro a gestire quell'etichetta che gli veniva affibbiata quando c'era Leon, quando dico i ragazzi con Leon in testa ovviamente, adesso sarebbe utile e conveniente rimetterci un pochettino al piano degli altri, sapendo che avremo una rosa molto competitiva, ma sapendo che gli altri non scherzano. Per quel che riguarda le chiavi, insomma, mi sono interessato perché io arrivo presto perché così ho un'oretta e mezza per stare da solo, per programmare un pochettino la giornata, ma gli altri dello staff e i dirigenti, Pino e Goro, non arrivano tanto tardi, insomma alle 8:30 caffè e sigaretta già fatta per tutti. Ecco perché uno vince tanti titoli, questo è il segreto. Non lo so, a me piace stare così, piace vivere la palestra, non solo quando ci sono i ragazzi, che è un momento esaltante, ma dare assieme allo staff, alla squadra, un senso di laboriosità. Perché quest'anno si festeggia, ma non sempre così, ma alla fine bisogna arrivare con la coscienza a posto per quel che riguarda il fatto di aver lavorato tanto, aver dato il massimo delle tue capacità. Se queste servono qualche volta per vincere è bello, si festeggia, però non bisogna andare via da una manifestazione o chiudere la sericinesca di una stagione con dei rimpianti su te stesso. Margherita Scoccia, candidata a sindaco nelle prossime imminenti elezioni per il Comune di Perugia, per oggi lasciamo da parte la politica, anche perché non si può entrare in quell'ambito e non vogliamo entrarci, però entriamo nell'ambito di un personaggio come Luciano Gaucci, che oggi celebriamo nel primo memorial che appartiene alla città, è un patrimonio della città di Perugia. È proprio così, oggi è una giornata di memoria, di ricordo, di identità della nostra città, perché il periodo che ha visto il nostro Perugia attraversare le
le vette più importanti della Serie A. È stato un periodo che appartiene alla memoria dei perugini, tutti abbiamo vissuto quel periodo, e essere qui rappresenta una grande occasione anche per rincontrare tante persone, tanti personaggi che hanno attraversato e fatto conoscere Perugia. Questo è un augurio anche per il futuro, però è un momento molto bello che vogliamo vivere tutti insieme come una bella festa. Qual è il rapporto di Margherita Scoccia col Perugia Calcio? Nel senso, come tifosa, come... Sì, io ovviamente non sono portata allo sport del calcio, però ho fatto altre discipline. Però è un rapporto come tutti, forte perché dentro il calcio, dentro l'identità di una città c'è la città stessa, come gli stadi oramai sono delle cattedrali delle nostre città, e quindi come tali è uno specchio della nostra società che dobbiamo coltivare, dobbiamo ascoltare. Ecco, e oggi c'è anche la SIR qui. Sì. La SIR penso che è l'espressione massima dello sport, scudetto, tanti trofei, 4 in questa stagione, quindi significa che a Perugia si può tornare a fare anche calcio di un certo livello. A Perugia si può fare tutto, bisogna... la SIR è un altro esempio di quello che oggi è uno delle eccellenze che sappiamo esprimere. Appunto, siamo freschi di scudetto, è stata una festa bellissima, abbiamo partecipato tutti, e l'amministrazione è stata anche vicina in questo periodo, lo saremo anche nel futuro. Siamo qui con Federico Giunti. Federico Giunti, so che ha cambiato le sorti del Perugia Calcio in alcune situazioni. Qual è quella che ti ha maggiormente emozionato e che ci vorresti ricordare qui? Allora, i miei anni a Perugia sono stati tutti belli, quindi li ricordo con anche nelle sconfitte ho sempre ricordi positivi, soprattutto del presidente con cui ho avuto la fortuna di stare per 6 anni. E sarò sempre riconoscente a questa persona perché, come dire, se sono arrivato a fare 11 anni di Serie A partendo praticamente dai dilettanti, lo devo a lui. Ha avuto sempre ambizioni di vittoria, ha portato questa piazza dalla Serie C in pochi anni alla Serie A, quindi credo che lo dobbiamo un tributo importante noi che siamo stati alle sue dipendenze, ma credo tutta la città e tutti i tifosi di Perugia. Lui quindi vi trasmetteva un'energia vincente. Che energia vi trasmetteva il presidente? Come puoi descriverla? Io Luciano Gaucci l'ho apprezzato incredibilmente quando poi me ne sono andato, perché lui riusciva ad avere la capacità di stimolarti in un modo tutto suo. Abbiamo fatto tante settimane di ritiro, abbiamo fatto tante settimane con tanta pressione da parte sua, soprattutto nelle partite importanti, però la grande capacità sua è che riusciva ad ottenere sempre una reazione positiva da tutti quelli della squadra, tutti i componenti della squadra, quindi aveva trovato quella chiave di lettura lì che ha fatto la differenza in quegli anni. Insomma, tu ci hai avuto due presidenti come Gaucci e Berlusconi, eh? Io ce ne ho avuti tanti, loro due sono stati chiaramente importanti perché, come dire, l'approccio al calcio l'ho avuto con Luciano, poi ho avuto la fortuna di passare un grandissimo club, quindi sarò riconoscente, però la parentesi Perugia è quella che mi ha fatto innamorare ancora di più di questo sport. Perché l'ho vissuta calcando anche campi di Serie C, partendo dal basso, quindi è il percorso che mi piace raccontare, perché non era assolutamente facile. Lui invece in pochi anni, costruendo gruppi di giocatori forti, è riuscito a farcela. Adesso ti faccio emozionare un po'. Siccome ci segue, vogliamo ricordarlo Walter Sabatini? È stato per te un grande. Io lo ricordo... Walter lo ricordo come un aneddoto che tra l'altro non lo sa nessuno, perché Walter venne ad un corso di Coverciano da allenatore per parlare di scouting, sì, di come lui faceva scouting, e raccontò una storia. Disse: io sono andato a vedere un ragazzo che giocava, che giocava in promozione, allora sì, non c'era neanche l'eccellenza. Sì, esatto. E quindi
quegli anni lì erano anche anni in cui si andava a pescare nelle categorie inferiori, ci sono stati tanti esempi, sì. E l'unica cosa è che questo giocatore qua mi faceva impazzire dal punto di vista tecnico, ma era indolente a volte, quindi facevo una curva a destra e dicevo lo prendo, una curva a sinistra non lo prendo, una curva a destra lo prendo. A un certo punto mi guarda e fa, ma lo sai, lo sapete di chi sto parlando? Tutti gli altri. Nessuno sapeva. Federico, sto parlando di te perché eri tu, esatto, quando ti veniva a vedere la città di Castello, e io scoprì che Walter Sabatini veniva a vedermi, e quindi lo ricordo con grandissimo affetto, con questo. Io lo so perché in molte scene che si parla di te, lui lo ricorda sempre, te lo dico per certo. Se lui non mi avesse scelto, io non l'avrei fatto. Ecco perché ti ho detto questo, hai capito? Determinanti, direi. Sì. Ciao, grazie. Nel backstage abbiamo già appellato il nostro ospite come uno dei più grandi terzini, un regista della squadra del Perugia. Perciò tu cosa ne pensi? Tu umilmente hai detto no, non è vero, non è stato così. Ma sono sempre stati molto buoni con me, quindi ma non è vero quello che dicono. Assolutamente. No, ero un terzino alla vecchia maniera. Stavo dietro, menavo e basta. Non penso proprio. Era al contrario. No, tutto il contrario, risultati. Tutto il contrario. Infatti Zé Maria passa per essere l'unico giocatore di fascia che faceva anche il regista. Giacomo, mi confermi questo? È vero, è vero, è vero. Venivi apprezzato soprattutto per le tue inventive. Era elegante così come lo era in campo. Sì, sì, è vero, è vero. Ma lui è sempre stato umile, a differenza di qualche altro giocatore, lui è sempre stato una quello. Una partita che ti ha emozionato molto qual è stata? Ma guarda, con il Perugia, io dico sempre, tutte le partite, quando indossavo la maglia del Perugia per me era speciale. Poi uno va a raccontare sempre le vittorie, la vittoria in Intertoto, penso che sia la vittoria più importante della squadra del club. Poi tante partite al Curi che abbiamo vinto, la prima vittoria a San Siro, la prima vittoria a delle Alpi con la Juventus, sono delle partite veramente importanti che ho giocato e sono contento di aver fatto parte della storia di questo club che per me è la sconfitta che ti ha bruciato di più qual è stata? Tutte. A me, io sono sempre stato molto competitivo, perdere era sempre un problema. Credo che la sconfitta che brucia di più è quella della retrocessione del Perugia nel 2004 con la Fiorentina in casa, che poi pareggiamo fuori se non sbaglio, sì. E quella ha bruciato tanto per come è avvenuta, per tutte le cose che sono capitate prima e dopo, allora lì ci siamo rimasti un po' tutti male. Che rapporto avevi con Luciano? Con Luciano era un po' amore e odio, ma più amore che odio, perché lui era uno molto intenso, anche io da calciatore non ero un tipo molto semplice, e quindi ci trovavamo su tante cose, sulla voglia di vincere, sulla voglia di fare le cose fatte bene, di essere protagonista, perché anche lui era uno che piaceva tanto fare un protagonista, e ci riuscite spesso, e ha portato il Perugia dove ha portato, l'unico nella storia del club che ha vinto qualcosa a livello europeo tanti anni, tra le prime 8 del campionato italiano, che non è mai semplice, quindi il rapporto mio con lui era quello, mi chiamava, veniva a trovarmi, andava a trovarlo a Roma, o qualche volta che veniva a Perugia si stava a cena o a pranzo insieme, quindi un rapporto molto molto bello. Già, che legame hai con la città? Tu sei rimasto legato a lui, no? Ma Perugia è la mia città del cuore in Italia. Io dico che ho vissuto a Milano, ho vissuto a Parma, due città meravigliose, ma a Perugia, come ci ho giocato di più, ho giocato 5 anni nel Perugia, negli anni anche più bello. È rimasta nel cuore, la gente si ricorda ancora di quello che abbiamo fatto. Il rapporto che ho con la città è veramente unico, è una città che mi è rimasta nel cuore, è nel mio cuore e nel cuore di tutta la mia famiglia. Ti aspettavi questo ritorno oggi? No, perché per vedere l'importanza che ha per me Perugia, la famiglia Gaucci, oggi dobbiamo festeggiare la promozione del Parma in Serie A, ci saranno tutti i festeggiamenti, ho preferito venire qua perché sapete benissimo, per spiegare queste cose, il legame che c'è, no, io lo so, particolare.